ci vedono, Michele. Che me ne importa? Ci vedono. Lascia che ci vedono. Quei due. Non si preoccupi, ragioniere, amici miei. Mi sono permesso di farli salire prima di prendere lei. Dove andate al binario oggi? A Sant'Alberto. E tu dove spini stanotte? E viva gli sposi! Ragazzi, non ci giuro anch'io. Dammi un altro, ma hai fatto per il padre. Ma siete tutti pazzi da queste parti? Ognuno fa festa come può. Ma che razza di festa è questa? Si sono sposati un'ora fa, li ho fatto da testimonio io. Era brutto farli tornare in bicicletta alla cooperativa proprio oggi. Vuoi dire che quei due vestiti così sono sposi? E che dovevano mascherarsi? Non hanno altro? Questa storia non mi va. Se seguitano a buttare confetti, qui viene tutta la provincia. E la responsabilità è mia, lo sai. Ma che dice, ragioniere? Sono due bravi ragazzi, se per questo stia tranquillo. Sarò tranquillo quando avrò portato questa roba. Ditegli di smetterle, di mandar via tutta quella gente se vogliono restare giù. Si vuole. Ancora, ancora. Adesso basta perché dobbiamo portarle anche alla cooperativa. Qui! Niente paura! Campo di concentramento in Germania. Mi hanno lasciato un ricordo. Ne prenda uno anche per me! Tutto questo cancan proprio oggi doveva capitare! Disinvoltura ci vuole! Quando si portano i soldi bisogna ridere, cantare, lasciare la valigia là come se il malloppo non ci fosse, così i ladri non capiscono! E questo che vuole adesso? Venga, venga! Posso pregarvi per un passaggio? Vado alla parrocchia di Colbate e mi si è bucata una gomma. Mi aspettano per la messa. E va bene, se deve salire, venga da questa parte. Grazie, grazie, mi accomodo dietro, ho la bicicletta. Ehi, sveglia, giovanotto. Buongiorno. Dì la verità, giovanotto, hai dato appuntamento anche al prete e lo stai combinando adesso questo matrimonio? Oggi arrivano i soldi, è sicuro? Voglio finire in tempo prima che arrivi il camion. Allora oggi facciamo festa doppia, dici che vengono anche gli sposi? Dispiace che Michele si è sposato? Mi importa assai, aiutami a scendere piuttosto. Ma là, che ti dispiace? Ho detto che non me ne importa niente. Lo sai che ti ho visto le gambe? Meglio per te. Ehi, pensate a lavorare, fringuelli! Dove le portate quelle mine? Ci facciamo il tir a segno adesso che arriva il camion coi soldi. E come? Le portiamo là in fondo e ci spariamo sopra. Servirà anche per festeggiare gli sposi. Vero, sultana? Ci mancavano solo i fuochi d'artificio. Per la pompa della stalla segna 80.000 lire. Oh, ricordatevi quello che vi ho detto.
niente nuovo, una sbarra d'acciaio e una latta d'olio. Oggi mi vuole un paio di scarpe nuove, hanno fame anche loro, beh. Alla Carmen gli è nato un maschio, bisogna darle un sussidio. Non scordare che ci sono i vetri nella finestra del dormitorio. Non ci stiamo più. Quattro buoi, un trattore, il concime. E non dimenticatevi che c'è i debiti da pagare. E siamo già a 3,5 milioni. Non sono 4 milioni che devono arrivare. E non lo vuoi tenere un 500,000 se capita qualche disgrazia? Sentiamo anche Giuseppe quello che dice. E lascia star Giuseppe che ha da far con quei due. Vedete quante mine? È l'ultimo campo. Non ci resta più niente da sminare ormai. Domani si può incominciare ad arare anche qui. Con i quattrini dello Stato siamo a posto. Compriamo i concimi e seminiamo subito. I quattrini. Figli miei, sono 2 mesi che ne parlate, ma voi non arrivano mai. E intanto però col signor Giulio, capisci? Siamo noi che dobbiamo vedercela. Per questo ci paga. Il signor Giulio. Ma perché non viene lui a discutere con noi, eh? Perché? Perché? Perché a Milano non ha tempo da perdere. Deve fare i suoi affari, no? Se ha tanti affari, allora potrà anche aspettare un'altra giornata. Guarda che vacche, ve le abbiamo ingrassate come capponi, dovreste voi pagare noi. Ma gli accordi non li avete fatti voi come volevate, terra, macchine, bestiame, in affitto. Ma finora non avete tirato fuori un soldo, dovete ammettere che non abbiamo tutti i torti. Bisogna essere un po' più obiettivi. Oggi vi pagheremo, abbiamo finito i conti. Pagati i debiti, restiamo puliti puliti. Ma almeno ci leviamo un pensiero, Noi dobbiamo fare il nostro dovere. Cercate di rendervene conto. Qui noi ci abbiamo sudato sopra, a levare le mine da questi campi. Quando abbiamo messo piede qui, se vi ricordate, questa era terra fottuta. Ancora un anno con le mine e te la saluto. Noi l'abbiamo salvata, mentre il Sor Giulio stava a Milano, rischiando la nostra pelle. E voi sapete meglio di me quanti ne sono crepati qua sopra. Porca loca! E chi dice che avete torto? Noi siamo dalla vostra parte. Ma non comandiamo mica noi. Noi vediamo. Già, ma la verità è che a voi due la cooperativa dà fastidio. Non dite sciocchezze. Gli affari sono affari. La cooperativa è solo una bella parola. Per lavorare la terra ci vuole del materiale. E con quei 4 soldi dello Stato vorrei sapere cosa ci potete fare. Guardate là, per esempio, quelle macchine. E che si tengono così allo scoperto quando non si lavora? Bisogna che siano al coperto e bene oleate. Sta tranquillo, non abbiamo mangiato noi per comprare il grasso. Prendersi la roba. Sono al loro servizio. Non hanno tempo da perdere. È solo una precauzione, mi capite? Non si sa mai. Ma appena arrivano i soldi ci pagate, noi ce ne andiamo. Guarda, feriti. Sarà successa qualche altra disgrazia con le mine. Viene dalle nostre parti. Speriamo che non sia la cooperativa. Oh, non ce l'hai il clacson per suonare! Stai calmo, non è niente. Adesso mi raccomando, niente litigi. Abbiamo già perso troppo tempo. Porca vacca, gli rompo il muso io se crede di fare il prepotente con me. Mani in alto! Cendere, presto! Calma, figlioli. Se fossi voi non mi muoverei. Fuori valigia! Uomo con valigia a 5 passi avanti. Schnell! Posare valigia a terra. Schnell! Over! Mm.
Non sparare, imbecille, ne hai già ammazzati due. Michele, 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 un portiamola via, portiamola via. Michele, mammi, mammi, ma. Alberto. Michele. Michele! Michele! No! Fermo! Non muoverti. Ti preme la ragazza, eh? Tua moglie. Via. Yeah. Ma che sta succedendo? Chi è quello lì? Chi lo sa? Mi ha detto di portare qui la ragazza. Fammi a sentire. Non deve dire che mi hai visto, capito? Se stai zitto fino a domani riavrai la ragazza. Che ne vuoi fare? Se parli gli faccio la pelle. Fai il mestiere ti sei scelto. Brigata, zitto! Non mi hai riconosciuto, capito? Ladro. Mi vuoi ammazzare? No. Tu non sai niente di me. Ricordati che non devi parlare. E domani riavrai la ragazza. Capito? Michele, Michele! Giovanna! 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 E le bestie. Subito. In quanti eravate a sapere la cifra esatta che portava il camioncino? Lo sapevano tutti che si trattava di 4 milioni. Ecco, maresciallo, sono loro gli altri due più vecchi della cooperativa. Ma che dovevano arrivare proprio oggi, chi lo sapeva? Tutti. Dovevano arrivare per forza. Perché se non arrivavano... Se non arrivavano? Spiegalo tu, Giuseppe. Se non paghiamo entro oggi, i fattori si riprendono tutto. La terra, le macchine, le bestie che ci aveva affittato. È una rovina per tutti. Siamo in 300 famiglie. Che disgrazia. Come faremo, signor maresciallo? Sta zitta tu, siete dei bei tipi. Vi imbarcate in un'impresa come questa senza un soldo. E lasciate queste gatte da pelare a chi ce n'ha. Senta, maresciallo, lei mi mette dentro se rubo un chilo di mele. Certo, anche per mezzo chilo. E ho detto un chilo perché a casa mia siamo in sé. Se la cooperativa va a gamba all'aria, sa che fanno i fattori? Prendono 100 braccianti dove ce ne vogliono 400. E gli altri che fanno? Rubano le mele? Hai silenzio! Maresciallo! Cosa c'è? Guardate che ho trovato. Nella tasca del ragioniere. Ti senti meglio? Come vuoi che mi senta. E te ne stai lì senza più in bocca? Tutto quello che ho visto l'ho già detto al maresciallo. Dillo anche a me. Questo è già qualche cosa. Abbiamo i numeri della serie dei biglietti da 1000. Se tu potessi darmi qualche altra indicazione. E dillo al maresciallo, già che parli soltanto con lui. Il signor maresciallo sa che gli ho detto tutto. Non tutto.
tutto quello che potevo dire. Che cos'è che non puoi dire? Signor maresciallo, a chi devo rispondere? Devi rispondere a tutti, hai capito? A tutti. Ma insomma, dici di aver visto uno saltare giù dall'autoambulanza. Com'era? Alto. Non aveva l'aria di un tedesco. Non ci ho badato. Questo è grosso. Ti fanno fuori 4 milioni di sotto gli occhi. Portano via la moglie e tu non guardi neanche chi è. Se c'ero io, quel tale, me lo stampavo nella testa finché campo. State zitti voi altri. Volete mettervi al mio posto? Con la banda del tedesco hanno visto una donna l'altra settimana. Non ti sei accorto se c'era una donna? Non lo so. No. Non c'era. E quel prete, ma come hai fatto a non accorgerti che era travestito? Era difficile capire, pareva proprio vero. Vedi, se riesco a capire perché si sono presi tua moglie, ho già fatto un passo avanti. Secondo te, perché l'hanno portata via? Non lo so. Aveva qualche cosa di prezioso addosso? Anelli, soldi? No, no! L'avranno presa come ostaggio. L'hanno già fatto altre volte. Ma se era una bella ragazza... Parla, Michele. Rispondigli al maresciallo. Svegliati, Michele. Hai perso la memoria? Dai, Michele, non hai visto niente altro? Fatti uscire il fiato. E parla. Avanti. Ma perché non dici niente? Ma che ti succede? Avanti, parla. Svegliati. Ma che ti prende? Gli hanno minacciato? Io non sono un vigliato. Io! Vuoi murta con una fresca, fissi i vostri fieri! Fermatevi! State calmi! Non muovetevi! Lasciate stare! Non ci siete da fare! Prendi a destra. No, un momento. Sì, a destra, poi sempre dritto. Ma qui stiamo facendo il giro di Peppe attorno alla Reale. Di qui siamo già passati, mi pare. Sei di queste parti, ma la zona non la conosci, te lo dico io. Non discutere, fila dritto. Quella guerra è diventata un altro paese. Non si riconosce più. Onda 3. Fatemi scendere qui. Ci metterò 2 ore per tornare a casa a piedi. E intanto voi sarete già lontano. Ti lasceremo quando siamo al sicuro. Se starai zitta. Da un'ora che le dai spiegazioni. Lasciala chiacchierare, non rispondere. Noi ci conosciamo. Lui parla come me, siamo degli stessi posti. Io non ti ho mai conosciuto. Sì, sì, da ragazzina. Ti ho visto tante volte alla fiera di Crocetta quando ero ragazzina. Sta zitta, ti ho detto. O mi fai pentire di quello che non ho fatto. Cominci a capire di aver sbagliato. Più andiamo avanti e più se ne vedono le conseguenze. Non stiamo a rimasticare sempre sullo stesso argomento. Ma intanto per casa tua non ci si può passare, perché se quel tipo ha parlato, c'è già la polizia. Per Guarella neanche, perché ti conoscono tutti ed avranno bloccato le strade. Arriveremo allo chalet con un'ora di ritardo. E quanto avremo allungato? Una trentina di chilometri. Lui, Nick, sparare. Paura di uccidere. Già, per te è indifferente. Sei scappato da un campo di concentramento. Continui a fare la guerra, tu. Te ne freghi del codice penale. Tanto se ti acchiappano, ti mettono al muro lo stesso. Allora, e a destra, dove andiamo? A destra, sempre a destra. Ci siamo fatti 2 anni di concentramento insieme. Ci avevano messo 3 politici. Che stupidi. Politici. Ci hanno marcato. A tutti e due. Una volta mi ha dato un pezzo di pane che aveva avuto dai polacchi. Lo sai cosa vuol dire per un prigioniero affamato dare un pezzo di pane? Lo sai? Non potevo ammazzarlo così a sangue freddo. Ma se parla,
Questa amicizia me la metto sotto la suola delle scarpe. Michele parlerà, dirà tutto, non ha paura di nessuno. Ma lascia che pare, l'impiccio per oggi che ci tocca cambiare programma. Per il resto, non è la prima volta che di un bandito si conosce il nome e il cognome. Vuol dire che diventi celebre. Altro che banda del tedesco. La chiameranno la banda d'Alberto, questa. Anzi, la banda del reduce. Non sei contento? Prima o poi vi prenderanno. Vi odiano tutti per quello che fate da due mesi qua intorno. Senti come siamo famosi. Ne parleranno i giornali. Parleranno di una donna misteriosa che è con te. Pubblicheranno la tua fotografia. Vestito da soldato. Sì, vestito da soldato. Non vi hanno tradito a tutti voi soldati. Tu sarai quello che li vendica. No, ci toccherà cambiare zona. Adesso dobbiamo arrivare allo chalet. Non vuoi riposarti un poco? Non vedi che quello scimmione ti ha già messo gli occhi addosso? Non mi toccare. Che muso. Allegria. Non ti sei sposata proprio oggi? Quando sei arrivata qua dentro hai portato un'aria di festa. È stata una pioggia di confetti. Me ne dai uno? Sposati anche tu. Questa è buona. Sposarmi. Beh, perché? Non potrei sposarmi anch'io. Che ho io? Sono diversa da te. Che ho io di diverso? Che ho io, Alberto? A destra, sempre a destra, e ci hai portato a sbattere in un campo minato. Un'incidenza, la guerra, e chi l'ha inventata? Sentite, io mi sono stufa. Sono abituata a lavorare in un altro modo io. Ma non perdere la testa. Fa marcia indietro, presto, voltiamo. Ma se continuiamo a girare con questo carcassone, state retta a me. Spogliamocela a piedi. Che bisogno c'è di arrivare a tutti i costi allo chalet? Non cercare di fare il furbo, fila. Qui c'è qualche cosa sotto che non mi avete detto prima di fare il colpo. Allo chalet bisogna andarci per cambiare la macchina. Dietro. Ora. No. Avanti adesso. Aiuto! Aiuto! Ma la cuccia! Ma no, sarà stato qualche ferito grave. Ma che venivano a fare per di qua? Avranno sbagliato strada. Su, torniamo a ordinare. Non c'è niente da fare. Sono nel diritto. Rassegnatevi. Presto o tardi i banditi saranno catturati e rientrerete in possesso di tutto. Sì, chissà quando. Intanto non si semina e l'annata è perduta. E che ci posso fare io? Ho avvertito i posti di blocco. Ho telefonato in città. Per me i banditi non andranno lontano. Sono gente di queste parti. Ma allora perché stiamo qui? Perché non ci muoviamo? Bravo. Muoviti. Con quei quattro carabinieri. Se ti bastano per battere la zona, te li metto a disposizione. Maresciallo. Qui ci sono 400 uomini, non si può stare con le mani in mano. 400? 4.000 ce ne vorrebbero per fare quello che dico io. E li trovo in un'ora 4.000 uomini, ci dica cosa dobbiamo fare. Bene. Allora stammi a sentire, eh? Che mondo, Dio mio. Ma il marito, che fa il marito? Se fosse un uomo si muoverebbe. Di che vi impicciate? Che volete da Giovanna? Uscite di qua. Via. Ehi, ragazze! Venite fuori, c'è bisogno di voi! Su, andiamo, spente! Appena l'hai sposata, te la sei fatta portar via. Forza! Forza, su! Forza, forza!
siamo d'accordo. Bene. Beh, sei risuscitato. Che volete fare? Dove andate? Tu vieni con me. Sei il maresciallo. Vai in città per il verbale, poi ritorna. Vieni. Se i camion della cooperativa trasporti sono fuori, ci facciamo dare la gilda a Duino. Vedrai che finiremo per prenderlo. Non hanno lasciato l'indirizzo. Durante la guerra qui ci abbiamo imbottigliato il reggimento di SS e voi che non riusciamo a prendere quattro banditi. Quattro banditi si nascondono meglio di un reggimento. Quasi quasi hai paura che li prendiamo. Tu c'è qualcosa che non dici. Hai paura che ti ammazzino Giovanna. Giovanna. Giovanna, si capisce che è per Giovanna. Cosa credi di guadagnarci a fare il misterioso? Se non li prendiamo un anno di lavoro che salta. E quest'inverno voglio vedere cosa ci mettiamo sul fuoco. Avanti, proseguite, proseguite. Ma dove vai? Perché hai voltato? Di qua si va per la base, lo sai? Lo so. Ci allontaniamo da Sant'Anselmo, non abbiamo tempo da perdere. C'è qualcosa da fare prima di andare a Sant'Anselmo. Finalmente ti sei deciso. Forza, pedala più in fretta adesso. Pronto? Pronto? Sì. Sì, oggi non si deve lavorare. Devono muoversi tutte le cooperative della zona. Bisogna chiamare tutti i contadini che sono nei campi. Bisogna bloccare tutte le strade secondarie. Come? Non si capisce. Parlate più forte. Sì, sì. Avvertiteli voi. Date l'allarme anche con le campane nei paesi. Quando eravamo insieme in Germania, mi diceva sempre che aveva paura della miseria. Si aspettava una vita tranquilla e sicura. No, non mettiamo questo disco qua, eh. Ma è brutto. Mettilo, mettilo, a me mi piace. Sì, sì, è bello. Clelia, svegliati, viene gente. Che volete? Signori, sono venuti a giocare, non lo vedi? Hanno anche i fucili. Mettetevi la maschera anche voi. Su, giochiamo. Clelia, perché non hai messo il tallone? La principessa deve affacciarti. Se no, come fa a divertirsi? La principessa è servita. Clelia, Clelia, svegliati. Ci sono dei signori che sono venuti a trovarti. Da tutto il giorno a dormire. Dormigliona, dormigliona, dormigliona. Non si può neanche dormire in questa casa. Vado a chiamare altri bambini. Sì, sì, ma torna presto. Chi sono questi due? Vattene, vattene, c'è gente. Digli di non venire qui oggi, vattene. Michele. Guarda. Sono domande di lavoro. Avrà cercato lavoro dappertutto e non ha trovato niente. E questo? Dov'è Lili Marlene? Fuggita, nascosta, espatriata. Chissà perché avrà conservato il giornale. Ho capito. La conosci. La chiamavano Lili Marlene al tempo dei tedeschi. Ce ne ha combinate di tutti i colori. Faceva la spia. Lili Marlene è bella. L'hai vista mai? Ecco Alberto. Certo che l'ho vista. È stata con noi tanto tempo. Arrivò una sera. La mamma la voleva mandare via perché era tutta stracciata. Aveva paura che fosse venuta a rubare. Quanto tempo fa? Quando sparavano tutti perché i tedeschi se ne andavano. Piangeva tanto. Dice che voleva stare un giorno solo. Poi invece è rimasta tanto tempo. È rimasta fino a quando è tornato Alberto dalla guerra. Alberto la conosceva già? No, no, ma gli è piaciuta subito. Era tanto istruita, parlava bene. Si sono fidanzati e poi sono partiti insieme. È lei che gli ha trovato lavoro? Come lo sai? Vedi, queste case me le ha regalate lei. Che stai raccontando, scema? Datemi quei fogli. Che volete qua? Andatevene. Alberto non c'è e non torna. Che volete da lui? Datemi quei fogli. Che va fatto, Alberto? Perché lo volete prendere? No, non lo prenderete. Non lo prenderete. Ehi! Eugenio! Eugenio, potevi andare giù.
fatto male. Volevano ucciderlo, per questo avevano i fucili. Quando viene Alberto glielo dico. Guarda, adesso se ne vanno. Sentite le campane. Perché suonano? Su, ricominciamo a giocare. Chi fa il principe? Imbottigliano, porco cane. Può fermarti che freddo. Torniamo indietro. Indietro sarà bloccato. Allora va avanti a tutta velocità, si toglieranno di mezzo. Non possono sparare. Non preoccuparti, ci pensiamo noi. Chi saranno? Il telefono è già stato inventato da un pezzo. Tu, non sparare fino a quando io non ti faccio segno. Passato, tu smetti di schiudere, Schreck! Idiota, si è fermato. Ha avuto paura. Stai calmo. Finalmente questa stupida servirà a qualche cosa. Che vuoi fare? Se non ci fanno passare... Lasse stein! Lasse smene Arbeit! Il fazzoletto, mettiglielo sul petto. Vi potranno fare subito una medicazione. Attento. Attento, altalo piano. Gira. No. C'è un ferito, dottore. È scoppiata una mina qua nel campo. Madonna santissima, come sei conciato. Ha perduto molto sangue. Sì, ma si può ancora salvare. Presto, presto, facciamo presto. Fra 10 minuti siamo all'ospedale di Pavullo. Un altro ferito. Una donna, dogli di parte. Ma come, siete armati? Ma cosa fate con un mitra? Di questi tempi, per forza, non si sa mai. Andiamo, non perdiamo tempo, sennò sto poveretto qui. C'era dentro anche un prete. Io non l'ho visto. Fermatevi! Fermatevi! Hanno rubato il doppio, hanno rubato i banditi, tutto la sostanza! Se davate retta a me, a quest'ora eravamo già al sicuro. Ci mancava anche questo. Lascia stare, tanto è inutile. Bisognerà lasciarla alle prime case che incontriamo. Adesso non perde più sangue. Portatemi via. Portatemi via. Fuori. Fuori dalla trincea. Non voglio più fare la guerra. Acqua. Acqua. Dammi un po' di carta. Acqua. Perché lo dice a lei? Portatemi via. Non voglio morire. Datemi acqua. Acqua. La guerra non è finita. Ti potevo aiutare anch'io. Le bombe. Le bombe. Scoppiano. Buttatemi a terra. Possibile che non riusciate a farlo star zitto. Portatemi da bere. Tanto io muoio. Lo so che muoio. Acqua. Muoio. I tedeschi. Arrivano. Scappate. Ci prenderanno. Qualcuno ci ha tradito. Hanno fatto la spia. Hanno fatto la spia. Carogne. Fallo star zitto. Ci sei anche tu, Lucia. Quanto sangue. Ho freddo, Lucia. Chi ti ha portato qui? Fain crede che tu sua moglie. Andiamo via. Lucia. Lontano da qui. Non voglio più fare la guerra. Andiamo via. Devi scrivere a mia madre. Indirizzo. Te lo ricordi? Montanari Maria. Cara mamma. Sto bene. Sto a riposo. Lontano dal fronte. Ma tu non sei Lucia. Sei l'infermiera. Non sei Lucia. Sorella. Scriva lei. Sorella. Anche lei avrà una madre. Una casa. Mi aiuti. Mi aiuti. Lasciami. Lasciami. Lasciala. Perché hai spento la luce? Accendi. Accendi. Accendi subito. Farete le mine. Scoscialo. Ti ammazzano. Ti ammazzano. Ti hanno rappata? Ahahahah.
Copriti! Vostro buon cuore per i reduci, si accetta qualunque offerta, non vergognatevi dei poveri, i reduci sono più poveri di voi. Ehi, non ci sono soldi spiccioli in questa casa? Non c'è nessuno, i padroni sono fuori. Coraggio, questa fiera deve essere piena per i reduci disoccupati, è una settimana che giriamo qua intorno, oggi si chiude. Ho già detto che non c'è nessuno. È arrivato il camoscio? Ancora no. Chi sono quei due? Ti aspettano nella stanza. E quella ragazza? Sta tranquillo, sparisce subito. Ricordati bene che non voglio pasticci, eh? Salite. Vi raggiungerò tra poco. Che hai combinato? Perché? Avete fatto un massacro. È stato il tedesco, questa è la sua tecnica. Chi è stato? È stato, sei tu che comandi, no? La responsabilità è tua. E quella ragazza? Che bisogno c'era di tirarsela dietro? Non ti riconosco più, sembri una principiante. Siamo stati costretti. Un contadino che era sul camioncino aveva riconosciuto Alberto. Alberto doveva difendersi, no? Se venisse arrestato. Va bene, stai calma. Avete altro da rimprovararmi? E che c'entra rimproverare? Oggi bisogna usare ancora certi sistemi. Un po' più di prudenza. Tu credi che ci sia sempre la guerra? La guerra è finita. Le altre volte ve la siete cavata meglio. Avete portato via le semi nella cooperativa Minghetti. E quella è stata una cosa pulita, liscia. Avete bruciato i trattori della cooperativa Totti. Oggi bisognava prendere i soldi e basta. Senti, senti. Allarme dappertutto. Strade bloccate. Non si può fare un passo. Anche noi eravamo indecisi se venire o no. Polizia? Magari, hanno morto tutta la provincia. Si sono organizzati, che ti credi? Manca la polizia e loro sono diventati tutti poliziotti. Non sono mica stupidi. Ma ti rendi conto in che guai ci state mettendo? Quella gentaglia non mi fa né caldo né freddo. Sono loro che devono aver paura di noi. Non noi di loro. Siamo non siamo in un paese senza legge. Eh già, tu te ne freghi. Tu giochi allo scoperto. Ma noi non possiamo mica esporci troppo. Se i contadini non pagano, noi possiamo dire che la legge è dalla parte nostra. Capisci? Così la terra possiamo darla a chi ci conviene. Se invece i contadini scoprono qualcosa dei nostri piani, passano dalla parte della ragione. Lo Stato è con loro. Li aiuta, gli dà i soldi. E allora secondo voi che cosa bisogna fare? Andarvene. Andarvene appena arriva il camoscio con la macchina. Andate nella valle, rifugiatevi nella casa dove era il comando tedesco. È un buon rifugio. E la ragazza? La ragazza. Però che vi dica, al punto in cui siamo, fatto 30. Ma che succede? Lascia stare. Ma voilà, prendi questa che è meglio. Ma che ti viene in mente, attenzione? Non la toccare. Fai il divano. Come vai? Assunto. Sì, fatti la doccia che ti passi i vapori. Ti vorrebbe arrivare il camoscio per lasciarlo nudo nel bagno. Fate questo mangiare e non uscite di qui. Su, mangia qualche cosa. Avrai fame. No. La guerra è finita, ma le sue canzoni restano ancora nel ricordo di tutti.
Ecco l'America. Perché non mi lasci andare? Perché non si può. Non aver paura, il tedesco non ti toccherà più. È questione di 24 ore. Domani potrai tornare da lui. Non vedi l'ora, eh? È mio marito. Chissà che ti sembra di dire, mio marito. Ma se vi siete sposati stamattina, come può essere tuo marito, dico? Davanti a Dio è mio marito. Se mi ammazzate davanti alla morte, mio marito. Tanto bene di voi. Non abbiamo altro. C'è poco pane. C'è poco lavoro. Almeno ci vogliamo bene. Belle prospettive. Sacra famiglia. Lava, tira, bambini, debiti e miseria. Quanto guadagnate fra tutte e due? Certo meno di te col bel mestiere che fai. Non ho trovato altro. Quei tempi che corrono, ognuno deve farsi largo come può, senza pietà per nessuno. Che lavoro fa di preciso, Michele? Prima sminava. Adesso sta alle macchine, trebbierà. Ha imparato a fare il meccanico in guerra. Non a sparare. Alla cooperativa lo considerano molto. Cooperativa? Idee nuove. E la casa? Ce l'avete? Ce la facevano i muratori di un'altra cooperativa. Ma se non gli diamo in cambio il grano. Michele doveva essere più furbo. Te lo dico io. Con tutto quello che aveva per la testa in Germania. Farò questo, farò quello. Si figurava pieno di soldi e di donne. Tanti progetti. E poi è innamorato cotto di una ragazzina e muore di fame. Secondo te solo quelli che guadagnano ammazzando la gente non sono pezzi? Io non ho ammazzato nessuno. E quei due di oggi? L'autista era uno come te, come Michele. Era tornato da due mesi dalla prigionia e si era messo a lavorare. E quello che avete buttato giù era ferito, ma forse si salvava. Schweig, 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 Schweig. Guarda come ne assomiglia. Solo che questi non la ricresceranno più. Mentre quello di Lili Marlene tra due o tre mesi. Tu, parlare così, perché Lili Marlene non essere qui. Lili Marlene, donna straordinaria. Sì, è un'incompresa, ma a me non mi mette paura nessuno, hai capito? Ascoltate, questa la cantavano perché i partigiani sei con italiani. Quella donna? Come potete volervi bene con la vita che fate? Questa brucia tutto! Io non capisco che bisogno c'era di smacchiarsi i vestiti, manco si dovesse andare a un ricevimento. Potevi far bruciare questa meraviglia, questa manna, questo rasoio, questa brillantata. Sì, senti comunque, odorano di pelle, odorano di... Porca foglia, prima che c'entri. Ma che ora? Sono tutti in fila. V445, V446, V447. Creature mie, ecco che arrivano i soldi. Arriva. Mi sembri la Madonna del Rosario, quando la portano in processione. Sì, ti suonano pure le campane. Che cosa fa qui? Ce l'ha portata il tedesco. Aspettate di là. Diamo fastidio. Aspettate di là, ho detto. Si aspetta sempre in sto mestiere. Si aspetta di fare un colpo. Si aspetta che la polizia se ne scorda. Se si va dentro si aspetta di venire fuori. Sveglia. Was? In house, bitte. Sì, buonanotte. Questo, quando non ammazza, dorme. È arrivato il camoscio? Comincia a seccarmi la tua sposina. È ora di sistemarla. Non ti basta quello che è successo stamattina? Dovresti essere contento di voler bene a una donna coraggiosa come me. Abbiamo ancora tanto strada da fare insieme. Se facciamo come oggi ci fermiamo presto. E io non ho nessuna intenzione di buttare la mia vita in questo modo. Lo sai. Hai sempre detto che dovevamo far soldi. E poi andare via insieme, lontano. E invece non fai altro che combinare intrighi. Colloqui misteriosi, segreti. Quei due laggiù, chi erano? Sei geloso. Tra poco sarà finita e ti metterò al corrente di tutto. Ogni volta dici che è l'ultimo. E ogni volta è peggio.
Oggi hai fatto quello che non avrei mai creduto. Hai mattato quel ferito come un'isterica. Hai perso la testa. Sei tu che hai perso la testa, basta guardarti. Hai paura. Ma c'era una canzone nemica che tutti cantavano negli accampamenti. La cantavano gli inglesi, i russi, gli americani. Lili Marlene. Lascia. E non sei il più bello. Le senti queste campane? Sembra una festa. Sai perché suonano? Per noi. Come se ci sposassimo. Oggi tutti pensano a noi due. Cercano noi due, siamo una sola persona. Sentimi, li abbiamo tutti contro i tuoi contadini. Ci danno la caccia. Allora Michele ha parlato. Lo vedi che dobbiamo andar via. Magari sono gli stessi che mi fecero quello scherzo. Anche quella volta è stata una festa. Li riconoscerei in mezzo a 100.000. Uno specialmente, quello che li comandava. Era di sera e mi toccò andare ad aprire in vestaglia. Credevo che fossero amici. Lui mi guardava e rideva. Io gli domando chi è, cosa vuole. E lui sai cosa mi risponde? Sono il parrucchiere, Fräulein. E rideva. Si divertivano. Ho le loro facce stampate qui. Mentre buttavo i capelli per la stanza. Idioti! Vorrei incontrarne uno per dirgli quanto erano cretini. Con quello che avevo fatto io, altro che capelli, se l'avessero saputo. Ti annoio, non è vero, a forza di raccontarti questa storia. Ma tutte le volte che ci ripenso, ho bisogno di sfogarmi. Bisogna filarsela, senza perdere un minuto. Tu mi lasceresti qui, sola? Io non voglio lasciarti qui. Voglio che tu venga via con me, come mi hai promesso. Dobbiamo abbandonare questa zona. Ogni casa è un ricordo. Ogni faccia ha due occhi che mi riconoscono. Sembra che tutti debbano gridare il mio nome. Sì, caro, stai tranquillo. Domani ce ne andremo, te lo prometto. Appena arriverà il commoscio e noi saremo fuori di qui, tu andrai a fissare l'imbarco. È il mezzo più sicuro. Ma tu mi vorrai sempre bene. Non mi lascerai mai. Mai. Quando ricresceranno i capelli, arriveranno fino a qui. Vedrai. Delina! Delina! Alberto! Alberto, presto, aprite! Una rovina! È arrivato il camoscio! La polizia, la serie dei biglietti da 1.000! È una pazza! Se ne frega, come al solito! È arrivata la bocca! Oh, ho moglie e figli! Che gli do da mangiare alla fine del mese? Gli occhi tuoi! Oh, non entrare! Bestione! Li vedi questi? Li vedi? Non valgono più un soldo. Non buono? No. Non buono? No. Sei spenti, ti schiaffano dritti, addio Hitler. Sentite a me, c'è un mezzo, so quello che dico. Non ci resta che il treno. È pieno di borsari neri con valuta estera strafottere. Lì non sapranno ancora niente. L'altro giorno ci ho cambiato farina con brillanti. Io andare a treno. Anche se ce ne cambiano solo un po'. Spogliatevi subito, c'è molto movimento in paese e portatevi via la ragazza, ma presto! Falzare quei due, per carità! Eccola la casa. Durante la guerra sapevo che Lili Marlene ci veniva spesso a trovare i tedeschi. C'era un accampamento. Non sarà stata così scema da rifugiarsi di nuovo qui. Vedrai che li prenderemo tutti in trappola. Che non te lo dico io. Fermi tutti. Fermi. Fermi. Non vi muovete. Aspettate.
Mani in alto, cretino. Cammina. Qualcuno dei tuoi amici si muove, la sposina va a farsi benedire. Ma dove mi portate? Che cosa succede? Lasciatemi andare, non ne posso più. Vai avanti. Giovanna! Giovanna! Michele! Dove sei? Dove sei? Michele! Giovanna, sono qui! Michele! Aiuto, Michele! Fermi! Michele! Lasciami! E anche gli altri. Ci rivediamo proprio tutti oggi. Peccato che abbiamo fretta, altrimenti si potevano fare quattro chiacchiere. Sempre i vostri ordini, Fräulein. Noi non dimentichiamo i buoni clienti. Vedo che conservo il mio ricordo. Bei tempi, no? Il mondo cambia. Ieri eravate voi banditi. Foste tanto gentile a darmi questo bacio sulla fronte senza farmi perdere la testa. Non sei un ingrato, a quanto pare. Infatti. Non profittai per tagliarvi la lingua. Sarebbe stato un vero peccato. Non avreste più potuto parlare tedesco. Quante occasioni perdute. Basta, spia! Basta, squadrina! Ti spiccheremo per le sottane! Non muoverti, bellezza. Altrimenti la piccina non potrà più mettere al mondo altri miserabili. Poveri imbecilli. Vi aiuterete come sempre fra di voi, no? Voi siete la gente dei buoni sentimenti! Arrivederci a presto! Avvertire i padroni, quelli dello chalet avranno già scoperto tutto. Mo c'è poco da scoprire. Lasciatemi al fiume con lei e poi correte ad avvertirli. Intanto speriamo che quelli sul treno cambino i soldi, altrimenti addio imbarco. E fa parte nostra. Ci rivediamo nell'ex comando tedesco. Niente da fare, bisogna aspettare le altre macchine. È grave? No, uno sgraffio. Quanti sono i ferriti? Pochi. Lì qua sto, gli ha lasciato la roba, ma ti frega. Era il suo quartier generale. Guardate, queste sono le sementi che hanno rubato la cooperativa Minghetti. I furti del treno, ricordi? È la stessa banda. Hai ragione. E quella carogna dove sarà adesso? Non andrà lontano. Non ha più terra sotto i piedi. È una disperata. Ci sono altre stanze, venite! Se scappano in macchina, al primo posto di blocco li pizzicano.
Già, ma se tagliano la corda a piedi, se tornano indietro... Indietro non tornano. Alle nostre spalle è tutto bloccato. Ormai lo sanno. Non hanno che una strada. Il fiume davanti a noi. Tenteranno di passare la palude e di li sconfinare. Ma come? O passando per la provinciale, ma a quest'ora è piena di poliziotti. O con le barche al di là della bassa. Era a due passi da me. Bastava che io avessi allungato le braccia. Beh, almeno era viva. Viva? Neanche morta ci vorrei stare in mezzo a quella gente. Tu devi finirla. Ehi! Che faccio? Fai dei pensieri che non devi fare. Oh, guarda, adesso non si può più neanche pensare. Toh, consolati. Dove l'hai trovato? Qui, ce ne sono dappertutto in giro nella stanza. Avvertite tutti gli uomini di tenersi pronti. Bisogna far presto. 12, 13, 14, 15, 16. Ma che 16? Sono 14, scusa. Conta bene, sono già di 16. Dov'è? Guarda il foto, sto fammi vedere. No, dico che non fa nulla. Eccoli qua, io vedi qua. 18, 19, 20, 20. Oh, venite tutti qua adesso. Mi sono cacciato via dalla tua camera. È una giornata nera oggi. Comandano i reduci. Salgono continuamente. Guarda lì là. Guarda quanti sono. Dice che vanno a un comizio. Pensarci troppo, sai. Oggi c'è poco da scegliere, se sta malati ce l'hanno con noi, se continuano a salire ci sbarcano di via a via a fare. Questa è casa nostra, date me, io di qui non mi muovo. Quanti ne vuoi? Non hanno caso per stare in piedi e vanno a fare comizio. Se facessero come noi altro non potrei stare a fidare. Vai presto. Finiscono mai, che Dio ne maledica. Sai che dirgo, ci vorrebbe l'altra guerra per togliere di mezzo tante farabutte. Sì, non hai fatto mai la guerra tu. E che c'è? La forza vera. Oh, Belandi, levati le piedi e facci lavorare. Vi stavo bene. E che ci fate con tanto parlare? Resta qua e fra poco lo vedrai. Perché resta in questo. Stoppi. 3.000 lire un coso, qui un omega. 4.000. A me servire 7.000 lire. Devo andare a Roma 5. A vedere il Papa, capito? Ma quando ne vuoi? Dammele tu. E se invece uno volesse sentire una suonata? A forza di portarci la rete, vi imparate a rubare i baci. Finito. Io scendo. Hai visto Alberto? No. Aspettiamo lui e ce ne andiamo. Troppo soldato, troppo riduce. Io scendo. Ah, ci sono ancora tanti bulli da pelare. Scendiamo alla prossima stazione. Attenzione! Attenzione! Ascoltate tutti la voce dei reduci! Dei reduci che hanno fame e non lavorano! Amici della campagna! Siamo 2 milioni di reduci! Siamo 2 milioni di diseredati! Sono parecchi mesi che andiamo in giro con la nostra miseria
Italia e le nostre proteste e non abbiamo più tanto voce. Passiamo nelle città e ci promettono pane. Passiamo nelle campagne e ci promettono pane. Forse lo fanno per farci risparmiare il fiato ogni tanto. A queste parti coltivate grano o promesse. La maggior parte di noi coltivava la terra. Adesso sembra che non ce ne sia più terra da coltivare. Eppure sono giorni che camminiamo, vero amici? Sono tanti giorni che andiamo girando per il nostro paese e ne abbiamo vista tanta di terra sulla quale potrebbero lavorare molte braccia di più. Oggi il treno della miseria diventerà il treno della speranza! In una fabbrica. Guarda, ci deve vedere, non ci ricordi. Guarda. E queste parti, e famolo parlare. Ma no, no. È uno di nostri che sta qui sul treno e siccome è proprio di queste parti va a parlare. Ma perché no, si senti male? Non ho niente da dire. Lui non è di nostri. Ma la borsa nera di valuta! Non ti vergogni! La roba! Buffone! No, io sono come voi! Sono come voi! Sono uno del vostro paese. Non ci abbandonate. Ci hanno chiuso tutte le porte. Ci cacciano tutti come cani. Che cosa dobbiamo fare? Quelli che sono morti, quelli che non sono tornati, sono stati più fortunati di noi. Almeno per loro è finita. Siamo come mutilati perché queste braccia non servono. Sono inutili. Peggio dei ciechi. Loro non vedono niente. Noi invece non vediamo che rovine e miserie, sangue e disperazione. Non sappiamo più dove andare, dove sbattere la testa. Chi dobbiamo uccidere ancora per vendicarci? Chi dobbiamo uccidere ancora? Resta con noi. Non abbiamo niente a che fare con la polizia. Sì, ma è meglio scendere. Siete lì pronti? Eccolo! Andiamoci, vagoni! E voi siete state scoperte, presto! Silenzio tutti!
cercavo di capire da dove veniva tutta questa borsa nera. Quello, hanno ammazzato il tedesco prima di morire a parlare. Eh? Ha detto dove sono gli altri complici. Vengo subito. Chiamo gente, ti linciano. Dov'è Giovanna? Calmati, adesso ti spiego. Fermati! Ah, devo calmarmi. Tu rubi, ammazzi, mi porti via la moglie e io devo star calmo. Se non ti sparo è per lei. Ma se non la trovo più ti giuro che ci lasci la pelle. Fila adesso, portami da lei. Sì, e ti ci porto. Ma stammi a sentire. Una volta eravamo amici. Io ti ridò i soldi. Ti ridò Giovanna. E tu mi lasci andare. Ti lascio andare. Hai anche il coraggio di propormi dei patti. Se mi mettono dentro è finito. Hai dimenticato tutto. Difenditi. Difenditi. Nessuna divisione tra di noi. Insieme a tutti. Difenditi, vigliacco. Combattuto e sofferto. Vigliacco. 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 Fai altro che pensare a lui, sempre a lui. Non ne puoi più di stargli lontano. Cosa senti? Dimmi, che cosa senti? Tra donne ci si confida. Soffri perché non puoi abbracciarlo. Oppure ti basterebbe vederlo, anche senza toccarlo. Ma tu, come li vuoi bene? Cosa fai per farti voler bene? Niente. Ma prima di sposarti, sei stata con lui? No. Ma se lui voleva, avrei fatto qualsiasi cosa per lui. Che amore meraviglioso! Ma non farti illusioni. Quando si sarà stancato di te, comincerà ad allontanarsi e tu cercherai di tenerlo ancora. Sarai gelosa di ogni donna che lo guarda. La sera lo senti arrivare. Riconosci il suo passo. Ma poi lui è stanco. E si addormenterà subito. Senza guardarti. Pensa. Se adesso sentissi un rumore dietro alla porta. Ti volti. Chi c'è sulla soglia? Alberto! Finalmente! Dove sei stato tutto questo tempo? C'è nessuno con te. La ragazza. Non preoccuparti, qui siamo al sicuro. Ci sono stata tante volte con i tedeschi. È un ex comando. Hai fissato l'imbarco? Hanno ammazzato il tedesco e di Mimì non se ne sa più niente. Non restiamo che noi due allora. Noi due, Daniela. Va bene. Non dobbiamo perderci d'animo. La banda eravamo noi due. Il resto era zavorra. Io e te siamo qua, sani e saldi. Ce ne andremo. Sei contento? Anche per noi due è finita. Finita? Ma che dici? Finita. Non ci resta altro che chiudere la partita in qualche modo. E cioè? E cioè, dire, questa è la ragazza. Questi sono i soldi. Questi siamo noi. Queste sono le armi. Abbiamo fatto questo e questo. Abbiamo sbagliato. Tu credi davvero che noi possiamo finire così? Come dei ladri di galline?
Sai cosa c'è dietro di me? Sai di chi sei complice tu? Attraverso la mia persona tu sei allacciato con tanti altri legami. Né io né te potremmo spezzarla al punto in cui siamo. Di queste cose io non me ne sono mai interessato. Non ne ho mai voluto sapere niente. No, ormai te lo posso dire. Parlate pure liberamente. So benissimo chi sono i tuoi complici, li ho visti. Che dici? Li ho visti, sì. Lasciami! Giovanna! Che fai? Fermati! E la moglie. Michele, mi capisce, Michele? Ti preoccupi di lui, è giusto, è più che giusto. Una bella amicizia, più dell'altro amore. No, Daniela, no. Forse hai ragione tu, l'amore è una piccia per gente come noi. Non hai pensato a me, non hai pensato a me. Non ho pensato a te, Daniela. No, non finirà così. Vuoi dare i soldi al tuo caro Michele? Ah. Ecco cosa ne faccio dei tuoi soldi! No! Non ti picciare! Il campo è tutto minato. Bisogna prendere le aste magnetiche. Usciamo di qua, Daniela. Non ci resta altro da fare. Ne sei proprio sicuro? Guardali! Guardali! Stanno arrivando! Lo vedi questo apparecchio? Con questo li farò saltare tutti per aria. Le mine sono collegate tra di loro. I tedeschi erano organizzati. Basta che io posi una mano e taglieremo per sempre i ponti alle nostre spalle. Avanti! Falli venire i tuoi amici, farò io gli onori di casa. Se vuoi goderti lo spettacolo, vattene alla finestra! E anche tu! Daniela! Loro sono in tanti, ed io sono sola. Sola. Ma posso fare tutto quello che voglio. Ho la loro vita nelle mie mani. Stai a vedere. Se tocchi quell'ordigno mi perderai per sempre. Tu non puoi lasciarmi. Non puoi. Se ti avvicinassi a un'altra donna ne avrebbe orrore. Siamo destinati io e te. Io sono tua. E tu non hai altro. Sei maledetta insieme a me. Possiamo ancora tornare indietro? Non possiamo tornare indietro. Chi ci comanda più forte di noi? Non possiamo ribellarci. Noi non siamo niente. Non so che ho sbagliato tutto. Ma adesso decidi tu. Ecco, io rimetto ogni cosa nelle tue mani. La vita di quelli lì fuori ed anche la nostra. Tutto nelle tue mani. Basta una tua sola parola, una sola, una sola. Che mi ami e che verrai via con me. Dimmi questo e io rinuncio. Quelli là fuori non possono muoversi finché non avranno identificato le mine e scoperto il passaggio. Io conosco il sentiero dall'altra parte. Allora, non ti preoccupa la vita di Michele e di tutti gli altri. Verrò dove vuoi. Farò quello che vuoi, Daniela. Ma tu adesso, togliti di là. Se vogliamo scappare, non c'è un minuto da perdere. Sono qui. Non li senti? Vieni via. Vieni via. Non è questo che mi chiedi? Ce ne andiamo. Io e te. Non sei sincero. Lo dici per salvare loro.
Ormai non ti credo più. È troppo tardi. Lo vedi? C'è rimasto ben poco tra di noi. Non resterà più niente. Più niente. Sara! Sara! Decidere tutti d'accordo, come abbiamo fatto sempre tra di noi. Ieri siamo stati d'accordo e l'abbiamo avuta vinta. Io non voglio dire quello che dovete fare. Chi commette dei delitti, certo, deve pagare. Bisogna vedere come. Ieri è stata una giornata d'inferno per noi, ma è stata una giornata d'inferno anche per lui. Voi sapete chi muoveva le marionette e da che parte sta la colpa maggiore. Lo sapete da quando siete nati. E avete visto che da una parte ci sono dei disgraziati che scopano e fanno una vita da cani e qualche volta non ne possono più. E dall'altra c'è la gente che non ha mai buttato il sangue per campare e che è sempre pronta a fare i patti col diavolo per non rimettere un centesimo delle loro ricchezze. Giovanna li ha visti con i suoi occhi, i due fattori. Il maresciallo li arresterà. Adesso è lui che deve pagare. Difenditi. Hai niente da dire, tu. Vogliamo ascoltarti. Perché non parli? Perché non ti difendi? Che vuoi che dico, ormai è un uomo finito. Parla, vigliacco. Ti manca il coraggio. Vuoi un mitra per difenderti? Mi stavano per ammazzare e lui mi ha difesa. Lui non era come tutti gli altri. Proprio tu lo difendi. E fatti vedere in faccia almeno. Basta con gli innegati. È un bel tubo. Ci vuole la forca per i traditori. Giovanna ha ragione. È stato un debole, sì. Ma chi di noi non è debole quando è solo? Se non trovavo degli amici quando... quando sono tornato dalla prigionia. Se non mi aiutavano quelli che sono rimasti qui. Se non mi facevano lavorare... che... lo sapete che significa essere a un passo dalla morte per 2 anni. Ci mangiavamo dalla fame tra di noi. E quando siamo tornati e abbiamo cominciato a morire di fame anche a casa nostra, è venuta a tutti la voglia di sparare. Noi, voi non avete nessun diritto di fargliela pagare. Quelli che hanno pensato di farlo fuori è segno che non hanno capito niente di tutto quello che abbiamo sofferto. Noi che siamo stati lontani in prigionia e voi che avete penato qui a casa vostra. E alla polizia non dobbiamo consegnarlo noi. Con le nostre mani. Lo prenderanno. Ma non si può continuare per tutta la vita a fare i carnefici. Tu, Antonio. E tu, Luigi. Siete reduci, come noi. Coraggio! Perché non gli rifacciate di non essere morto di fame? Parlate voi! Sì, ma... spostati da quella luce. Non si vede niente, con questa luce in faccia.
Accidenti ai camion! Sì, sì. Mi muovo. E tu, che gridavi più di tutti, vai da lui e fai giustizia, su, ma da solo. E tu, che ci stavi per rimettere la pelle, coraggio! Io ne ho avuto abbastanza per oggi, con tutte queste storie. E spegnete quei bari, per Dio! Non vedete che è già giorno? E tu, zoppo, sei sicuro che non ti pentirai se lo consegni al maresciallo? E tu, Clotilde, che hai perso due figli in Germania, prendilo, tu sola, e consegnalo al maresciallo, ma con le tue mani. Tra poco ricominciamo a lavorare. Non c'è più tempo da perdere ormai. Lo sai, sul fiume stanno ricostruendo i ponti. Dicono che c'è lavoro per molta gente. Anche tu non hai tempo da perdere. Su, che aspetti? Muoviti. Vattene. E vattene. Vattene!